Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo tutorial. Questa volta andiamo avanti con il nostro script, con i nostri script che stavamo appunto guardando su PineScript con gli scorsi video che potete trovare direttamente nella playlist qua che vi lascio poi in descrizione anche ovviamente durante il video e andiamo avanti con quello che avevamo cominciato a vedere un po' nelle ultime volte sulla base anche delle vostre domande e diciamo di quello che poteva servirci. Quindi siamo andati a recuperare il nostro YouTube script, quello che avevamo creato, vi ricordate dove abbiamo fatto, abbiamo disegnato le medie mobili, che sono tutte queste belle righe che vediamo qua sul grafico di Bitcoin in questo momento, Bitcoin a un'ora, vedete stiamo guardando il grafico del Bitcoin un'ora, su cui abbiamo disegnato tutta una serie di medie mobili, poi abbiamo fatto il calcolo della macchina del tempo, no? Dove siamo andati a vedere utilizzando qui diciamo alcuni comandi molto semplici come poter impostare una finestra temporale per poter fare del backtesting sul nostro script. In questo caso, vedete, siamo partiti dal giorno 1, dal 1 gennaio 2018, siamo in questo momento all'infinito perché abbiamo l'anno 999. E poi, sempre qui, andando poi su Editor Pine, ovviamente, siamo andati a impostare le nostre strategie di entrata e uscita in maniera molto, molto, semplice. Qui addirittura, questa qui era una strategia di entrata che prevedeva, vediamo un po', la short condition, ok, e la long condition che prevedevano il crossover delle EMA 50, della SMA 50, scusate, della EMA 21, quindi in qualche modo quando le due medie mobili si andavano a incrociare si veniva a creare un segnale di entrata o di uscita a seconda insomma della nostra strategia. E infatti poi dopo avevamo impostato anche addirittura se avevamo una chiusura confermata, no? Dove c'era appunto un trend di conferma, quindi su due candele successive eravamo andati a vedere di utilizzare questa conferma proprio per confermare le nostre strategie di ingresso e di uscita. Ovviamente in questo momento lo stiamo guardando su Bitcoin, questa strategia la potete applicare a quello che volete, ma non è detto che funzioni per tutti gli asset. E qui vedete che poi alcune volte adesso togliamo un attimino un po' di scritte, alcune volte vedete che non dà segnali corretti, vedete qui ha dato un segnale di vendita, poi qui ha dato un segnale di ingresso più o meno sullo stesso livello e così via. Questo è ovviamente un tutorial, non è una strategia che sia del tutto fruttifera. Tuttavia, qual è lo scopo di questo tutorial? In maniera molto semplice, dobbiamo andare a vedere un po' quanto effettivamente ci frutta le nostre strategie. Quando disegniamo una strategia, quando creiamo una strategia, quanto queste strategie effettivamente ci fruttano? Ovvero, supponendo, andando qui sempre sulle impostazioni, vedete, supponendo che noi andiamo sulle proprietà qui, dove impostiamo un capitale iniziale, qui cioè addirittura 1 milione di dollari, qui anzi abbiamo la dimensione poi su 1.000 contratti, anche davvero tanto, però supponiamo di impostare, che ne so, a 1.000 dollari, ok? Come capitale iniziale, non so neanche se riesci a calcolarlo, sì, ce la fa perché calcoliamo i 1.000 contratti, magari ragioniamo su un numero di contratti un pochino più basso, vediamo se su un contratto funziona lo stesso, perfetto, ok. Allora, qui abbiamo un capitale iniziale, qui abbiamo la dimensione di ordine, in questo momento stiamo utilizzando i contratti, gli diamo ok, e cosa abbiamo qui? Abbiamo le nostre statistiche, vedete, ci dice che dal 2018, quindi abbiamo fatto più o meno un 346%, una percentuale di profitto del 68,97%, questo è un fattore di profitto dell'1,054, il drawdown massimo è stato di 27.000 dollari, pari a 2.793%, insomma, un drawdown molto molto pesante. Ovviamente potete andarvi a vedere qua il sommario delle performance, dove ci sono i profitti netti, gli utili, eccetera, e le liste delle operazioni portate a termine, oppure aperte, dove vi dice anche qual è stato l'eventuale guadagno, l'eventuale diciamo perdita e quant'altro. Però qual è la parte interessante che volevo farvi vedere questa volta? Quindi andando qua, volevo aggiungere un'informazione in più, diciamo, al nostro script, un'informazione abbastanza interessante, che vi permette di disegnare la equity line della vostra strategia. Quindi
Che cos'è l'equity line? L'equity line è quella linea che ogni tanto, diciamo, normalmente su TradingView ve la fa vedere. Ultimamente devo dire che non la sto vedendo, ma magari ho settato male io qualcosa. Comunque l'equity line è quella linea blu o di qualunque colore voi vogliate che vi fa vedere, diciamo, l'andamento del vostro capitale, ovvero investito 1000 a seconda delle vostre strategie, aperture e chiusura, aperture e chiusura, aperture e chiusura, vi dice quanto è sotto o quanto è sopra l'investimento iniziale. Come si ottiene questa magica informazione? Si ottiene scrivendo questa piccola informazione in più. Adesso mi sa che voi non la vedete perché c'è il mio faccione davanti, ma il mio faccione lo togliamo così almeno non dà fastidio. Ecco qua. Allora, aggiungendo questa riga di comando qua, vedete plot, tra parentesi, strategy.equity, cosa fa lui? Una volta che è andato a salvarlo, aspettate un attimo, adesso prima di salvarlo vi faccio vedere anche il perché. Una volta che è andato a salvarlo, lui disegnerà appunto una linea che vi farà vedere quanto è sopra o quanto è sotto il vostro investimento iniziale che abbiamo settato a 1000. Adesso io lo salvo, guardate cosa fa. Non fa nulla, ovviamente, perché non c'è, vediamo se ha aggiunto qualcosa. Non ha aggiunto nulla, vedete? Allora, qui effettivamente adesso per vedere come sta effettivamente disegnando l'equity, cosa dovete fare? Dovete andare a togliere il vostro script dal grafico. Eccolo qua. Lo vedete? Adesso non lo vediamo più, ce l'abbiamo ancora scritto qua sotto, ce l'abbiamo ancora fermo qui sotto. Lo aggiungiamo di nuovo al grafico, ok? E guardate un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo delle righe blu un po' strane, un po' curiose, no? Allora, andiamo a settare modalità auto. Cosa ci fa vedere? Ci fa vedere, vedete, questa linea blu è la equity line, ci sta dicendo sulla base di quelle operazioni che noi abbiamo fatto, no? Nel corso delle ore, dei giorni, dei mesi, eccetera, eccetera, ci dice la equity line quanto effettivamente è in guadagno o quanto non è in guadagno. Ora, vedete che qui in questo momento c'è una scritta blu, è apparsa qua, vedete che è meno 1.378.000 e qualcosa. Quindi supponiamo che da quando siamo partiti, dal 1º gennaio del 2018, sul base oraria, ovviamente il numero di operazioni aperte e quant'altro, siamo sotto di un bel po'. Quindi questo è, insomma, il succo. Questo vi dice quanto effettivamente questa strategia sta funzionando. Ora, però, qual è il problema? Vedete che non si vede più nel grafico le candele. Perché? Perché la equity line va a sovrascrivere, in qualche modo appiattisce il grafico. Allora dobbiamo risolvere questo problema. Quindi togliamo di nuovo il nostro script dal grafico. Non lo abbiamo cancellato perché ce l'abbiamo ancora qua. E cosa dobbiamo fare? Allora, qui abbiamo il plot della strategia equity e va bene. Cosa dobbiamo fare a un certo punto? Dobbiamo togliere che cosa? Dobbiamo togliere quella funzione che dice al nostro script, ok, va in sovrascrittura sul grafico. Quindi, praticamente, qui dove ci dice overlay uguale true, questo tipo di informazione la togliamo, ok, per il momento la togliamo, salviamo di nuovo lo script, va bene, e lo aggiungiamo al grafico. Ecco qua. Allora, vedete che lui cosa fa? Ha ricalcolato, ovviamente, e si vedono tutte le nostre attività. Innanzitutto togliamo un po', facciamo un po' di spazio, altrimenti non si vede niente. Eccoli qua. Le nostre operazioni sono di nuovo visibili. Ma guardate cosa c'è qui sotto, lo YouTube script. Ovvero, guardate dove c'è. Abbiamo qui la equity line disegnata come se fosse un oscillatore. E questo può essere utile, molto interessante, perché guardate cosa ci dice. Ci dice che siamo in questo momento, vediamo un po' rispetto all'investimento iniziale, siamo ancora sotto e siamo sotto di un bel po', ma comunque siamo ancora sotto. Siamo andati sopra per un periodo intorno al 2 aprile, ma poi siamo rimasti sotto. Quindi significa che questo tipo di strategia, almeno su questo asset, su questo time frame, non sta funzionando particolarmente bene. Magari, che ne so, abbassiamo il time frame, andiamo a vedere sui 30 minuti se funziona un po' meglio. Beh, decisamente no. Guardate, questo è lo zero, siamo sotto di tantissimo, quindi davvero non sta, diciamo, non è molto redditizia. Andiamo sul 2 ore, vedere se si comporta meglio. Uguale, vedete,
Significa che questo tipo di strategia per questo tipo di asset ovviamente non va bene, ma significa anche che va tarata, no? Le strategie che abbiamo visto, che abbiamo provato nel corso degli ultimi mesi, delle settimane, nei vari tutorial, ovviamente andavano sempre tarate, vanno sempre, possono essere sempre migliorate. Però questo è diciamo, un ulteriore add-on che potete fare ai vostri script, che è molto interessante, innanzitutto perché vi permette di avere sotto controllo la equity line, e questo è molto importante, perché se state facendo del backtesting e ogni volta dovete andarvi a vedere la tester strategy, dovete andare a vedere la lista delle operazioni, il sommario delle performance, capite bene, insomma, che non è proprio il massimo. È sempre bene avere tutto a portata di mano, no? Quindi, qual è la cosa più semplice? Aggiungere ovviamente una semplice scritta, un semplice comando. Quindi il plot strategy equity vi permette di disegnare direttamente, come se fosse un oscillatore, la vostra equity line, che vi dice anche effettivamente come state andando. Tra l'altro, per renderla un pochino più semplice, magari, ripeto, abbassiamo un po' i livelli dei numeri qua, perché 1 milione, 1.000, no? Portiamola a un'altezza un pochino più interessante, se no sembra che abbiamo investito 1 milione di dollari e siamo davvero messi molto molto male. Beh, non è che con 1.000 dollari siamo messi molto molto meglio. Qui siamo sul 2 ore, torniamo su, cos'era, 45 minuti, io sul 30 minuti, adesso non ricordo, forse era sul 30 minuti, vediamo un attimo, vale, sto andando a memoria, eh. No, forse era sull'orario, sull'ora. Esatto, eravamo sull'ora, esatto. Ok, allora vedete che tutto sommato, insomma, qui vedete, vi fa vedere un po' come stava andando il prezzo. Vedete che questo è il prezzo diciamo, del Bitcoin, ma qua vi dice proprio come state andando voi invece, quindi in maniera molto molto, o come sta andando la equity line, quindi in maniera molto molto, diciamo, semplice. Adesso ho fatto un po' di pasticcio, la andiamo a raggiungere un'altra volta, l'ho cancellata, adesso la togliamo, facciamo così, lo riaggiungiamo al grafico, l'ho aggiunta troppe volte, va bene, quando fate troppi clic dovete fare attenzione, perfetto, eccola qua. Quindi l'abbiamo riaggiunta al grafico, vedete, qui c'è lo zero e noi sì, siamo proprio, diciamo, scusate, molto sotto lo zero, per così dire, siamo proprio a un livello abbastanza poco redditizio, e quindi la equity line, diciamo, la nostra strategia così com'è non è che stia funzionando benissimo. Però vabbè, questo era giusto un tutorial per farvi vedere come potete aggiungere appunto la equity line alla vostra strategia, e vi può dare in tempo reale l'andamento effettivamente del comportamento della vostra strategia. Questo ve lo può dire ovviamente nel corso del tempo, perché poi basta che cominciate a scorrere, andate un po' indietro. E poi ripeto, qui avevamo utilizzato tra l'altro la finestra temporale, quindi andiamo sulle nostre opzioni, andiamo negli input, cambiamo dal mese, il giorno, l'anno. Prendiamo per esempio l'ultimo anno, prendiamo il 2022, ok? Dal 1 gennaio 2022 vediamo un po' se cambia qualcosa. Oh, e cambia effettivamente qualcosa. Dai, innanzitutto andiamo a vedere la panoramica. Non che ci siano numeri particolarmente saltanti, ma guardate un po', abbiamo l'80% di profitto e un fattore di profitto di 3,48, quindi se questa strategia l'avessimo applicata dal 1 gennaio 2022, come potete vedere, l'equity line è andata in positivo a partire da più o meno dai primi di marzo, ed è rimasta positiva per un bel po' di tempo, ed è ancora positiva, quindi significa che in qualche modo questo tipo di strategia dai primi di marzo ha cominciato a funzionare in maniera interessante. Questo è quello che a noi interessa sapere alla fine, no? È capire un po' come si comportano le nostre strategie, è per quello che dobbiamo sempre tenerle sotto controllo, monitorate continuamente, perché una strategia, uno script che scrivete oggi, che funziona, ha funzionato per il passato, può funzionare per il prossimo mese, mese e mezzo, non è detto che tra 2 mesi continui a essere performante, quindi motivo per cui va tenuta sotto controllo sempre. Bene, questo era un video abbastanza breve, ma abbastanza,
spero sia stato anche abbastanza utile. Ci sono dubbi o domande, come sempre, chiedete, sono ben felice di rispondere a tutti. E iscrivetevi al canale, mettete tanti like e fate soprattutto crescere questi tipi di video che so che piacciono, e ne farò altri prossimamente. Se avete delle domande in particolare, magari mi date anche qualche spunto, altrimenti io vado avanti, diciamo, piano piano con la costruzione degli script e delle strategie. Bene, spero che questo per voi sia stato utilissimo. Come sempre, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Stay tuned e finger crossed. Ciao a tutti e buon trading!